Alzi la mano chi di voi è del tutto immune ad ansia e stress nella vita di tutti i giorni. Per tenere sotto controllo lo stress, la tendenza è quella di introdurre nel nostro organismo delle sostanze esterne, come l'alcol, il fumo, quindi che rappresentano delle cattive abitudini, oppure dei rimedi o delle gocce sedative che siano farmaci prescritti dal medico oppure estratti vegetali, consigliati dal farmacista, in modo da calmare, il sistema nervoso in generale. In realtà ci sono delle tecniche molto utili e alla portata di tutti che ci permettono di ritrovare la calma e la serenità senza l'uso di farmaci, di integratori, di sostanze che addirittura ci possono creare dipendenza. Con questo video vedremo una di queste tecniche e impareremo a gestire lo stress controllando il sistema nervoso autonomo, cioè quella parte di sistema nervoso che sembrerebbe impossibile da domani. Dal momento che agisce in maniera indipendente e in modo involontario, quindi autonomo appunto. Vediamola insieme. Il sistema nervoso autonomo è composto da due sistemi, uno opposto all'altro, che si attivano in automatico a seconda della situazione. Quindi il simpatico che ci fa consumare energia e il parasimpatico che ci consente di risparmiarla. Il sistema nervoso simpatico è quello che ci fa rispondere a delle situazioni improvvise, con il meccanismo detto fight or flight, ovvero attacco o fuga. Ci mantiene in una modalità on, accesa, quindi vigili, mentre il sistema parasimpatico, letteralmente ci spegne, permettendo al nostro corpo di rilassarsi, di recuperare le forze, risparmiare le energie, e quindi è quello che ci fa riposare, rilassare, digerire anche, eliminare o secernere sostanze. Lo stress, è un meccanismo assolutamente normale e fisiologico per far fronte a delle situazioni di emergenza, o di pericolo. Quindi un meccanismo che il nostro sistema, il nostro organismo attiva attraverso il sistema nervoso simpatico, mettendoci quindi nelle condizioni di fuggire a gambe levate oppure di attaccare il nostro nemico. Immaginate che nella stanza in cui voi vi trovate in questo momento, all'improvviso, appaia un leone. Quindi o scappate o trovate un modo per affrontarlo. Quindi diventate vigili, attenti, con tutti i muscoli tesi, pronti a scattare. Il respiro si fa più veloce, accelerato, serve più ossigeno, il cuore pompa di più e sentite il battito a mille. Il nostro sistema nervoso autonomo gestisce autonomamente, questa situazione, attivando il simpatico e liberando una scarica di adrenalina, quindi pura energia, che ci aiuta a far fronte a queste situazioni difficili. Ovviamente questa situazione non può essere mantenuta per periodi prolungati, l'organismo non può rimanere costantemente vigile, in tensione e in allerta, per cui, appena possibile, il nostro organismo cerca di riportare la situazione alla normalità, anzi, attraverso sempre il sistema nervoso autonomo, attiva il parasimpatico, che è il nostro sistema di recupero delle energie. E noi dobbiamo semplicemente imparare a sfruttare questo meccanismo fisiologico. Ma come? Utilizzando il nostro respiro. Quindi dobbiamo imparare a respirare. Attraverso il respiro noi possiamo controllare il sistema nervoso autonomo. Sembrerebbe banale, ma non lo è per niente, dal momento che la maggior parte delle persone non respira correttamente e tende sempre a respirare superficialmente, quindi dal petto, anziché respirare, utilizzando la regione addominale, il diaframma, che permette di riempire bene i polmoni di aria e quindi assicurarci, le giuste quantità di ossigeno. Il sistema nervoso e il polmone, comunicano tra di loro attraverso dei segnali che vengono emessi ogni volta che noi utilizziamo i muscoli del torace oppure quelli addominali. Per cui il nostro corpo, capisce se si sta trovando nella modalità simpatica, attacco-fuga, quando noi respiriamo dal torace e ogni volta che inspiriamo, oppure nella modalità parasimpatica, quando noi utilizziamo il diaframma, e quando espiriamo.
Quando siamo in ansia e sotto stress, noi iniziamo a respirare di petto, facendo dei respiri molto corti e sempre più veloci, con delle inspirazioni continue e sempre più numerose. Si attiva quindi il sistema simpatico che sostiene questo tipo di respirazione e manda dei segnali, al nostro cervello per avvisare che noi ci stiamo trovando in una situazione di emergenza, attacco o fuga. Quando il respiro invece parte dalla regione addominale, dal diaframma, quindi, viene comunicato al nostro cervello che è tutto ok, che va tutto bene, tutto sotto controllo. Quindi il nostro organismo può rallentare e può iniziare a rilassarsi molto gradualmente perché non c'è più pericolo. Quindi quando noi ci riposiamo, i respiri sono lunghi, profondi, il parasimpatico rallenta anche il nostro battito e quindi il corpo si rilassa. Quindi la cosa migliore che possiamo fare per gestire lo stress attraverso il nostro sistema autonomo è utilizzare il respiro. Respirare correttamente usando il diaframma serve a stimolare il nostro sistema parasimpatico e permette al nostro corpo di rilassarsi, di trovare la calma, di rigenerarsi. Quindi iniziamo ad allenarci tutti i giorni per imparare a respirare correttamente attraverso questi due semplici esercizi. Primo esercizio. Puoi eseguire questo esercizio da sdraiato, ma anche in piedi. Metti una mano sul petto e l'altra sopra l'ombelico e inizia a respirare, facendo in modo che l'espirazione sia lenta e molto più lunga dell'inspirazione. Quando inspiri ed espiri, concentrati sulla mano che hai appoggiata sulla zona inferiore, sugli addominali, e dovrebbe essere l'unica a muoversi in alto e in basso. Immagina che la tua pancia sia come un palloncino che si gonfia e si sgonfia di aria. Ripeti questo esercizio per 60 secondi. Secondo esercizio. Da seduto, porta in avanti, le braccia, piegati in avanti e appoggia i gomiti sulle cosce. Unisci i palmi delle mani e mantieni sempre il torso in avanti. Inizia a respirare. E fai dei respiri profondi, con il naso, con la bocca, indifferente. E da questa posizione quello che è importante è che non riesci a respirare con il petto. Per cui può essere davvero utile utilizzarla per capire, come deve essere fatto il respiro e quindi la sensazione che devi provare quando respiri. Ripeti per 60 secondi, per 1 minuto ogni volta che vuoi. Allenati, mettila in pratica più volte al giorno e vedrai che poi ti risulterà automatico respirare correttamente e ansia e stress inizieranno a diminuire. Metti in pratica questa tecnica ogni volta che puoi e anch'io da farmacista te lo consiglio. Se ti è piaciuto questo video metti un bel like qui sotto, se vuoi saperne di più iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato sui prossimi video, in descrizione trovi i link di altri video, la mail per contattarmi e anche alcuni prodotti da me testati e consigliati per supportare la crescita della community di PharmaLady. Alla prossima!